qua che dobbiamo fare, io non ho tempo da perdere, io ho fretta! Che cos'è questa confusione? Vi ho già detto tante volte di non alzare la voce! Dice Antonio che per tutta questa roba non hanno più di 6.800 lire. Non una lira di più, li ho visitati tutti! A prescindere dal fatto che tu mi sei antipatico perché giri troppo per casa e se mi accorgo che guardi mia figlia ti spacco la faccia, a prescindere, dico, io piuttosto che darti questa roba per 6.800 lire, la prendo e la scaramento dalla finestra. Vuoi vedere? E vediamo. Sei stato alle quattro stagioni. Ah, ancora la beccaccia vostra della settimana scorsa. Da zio Salvatore? Hanno arrestato ieri. Ah, e da Ercole? Ah, è all'ospedale, l'ha picchiato sua moglie. Ah, sì. Bella clientela che abbiamo. Giovanotto, parliamoci chiaro. Tu, quanto ti metti in tasca? Ma che state scherzando? Quello che mi danno, io vi prendo. Io lo faccio solo per affezione alla vostra famiglia. Se poi voi mi volete onorare con una mancia, è bontà vostra. Sì, zitti, zitti, tutti qui siamo davanti ad un caso psicanalitico di grande interesse. Tu sei un fesso, ma quell'io interiore che vive dentro di te, forse è meno fesso di te, vedendomi vestito in questo modo, quest'abito che poi altro non è che la mia tuta da lavoro, pensa che io sia o un fesso o un signore. La qualcosa dimostra che quell'io interiore, che io pensavo essere meno fesso di te, in realtà è più un fesso di te, perché io non sono né un fesso né tanto meno un signore. Mi sono spiegato? Don Leonida, anche se mi abbondate di complimenti, sono sempre 6.800 lire. Ma fesso per te non è un'offesa, perché tu sei il fesso. Piuttosto tu offendi me con le 6.800 lire perché pensi che questa roba io la vada a rubare. Beh, sorvoliamo, eh. Ma che sorvoliamo? Che sorvoliamo? Rimaniamo con i piedi per terra. Io questa roba me la guadagno. È il compenso involontariamente elargito alla mia professione di invitato. Professione? Professione, perché? E cosa pensi, che non ci voglia estro, arte per fare quello che faccio io? Inserirsi in cortei nuziali o battesimali, far credere ai parenti dello sposo di essere un amico della sposa, quelli della sposa di essere un amico dello sposo? Io, quando ho l'onore di non essere invitato in questi ricevimenti, devo intrattenermi da pari a pari con alte personalità della politica, della cultura, dell'arte, e non credere che sia facile parlare dell'influenza della politica medio orientale sul Mediterraneo e intanto far scivolare 12 budini di riso nelle falde della Marsina. E questo voi non lo chiamate rubare? Ti proibisco anche solo di pronunziare questa parola che offende la mia casa. Rubare. Al padrone di casa. No, perché il padrone di casa ha il dovere morale di offrire quelle vettovaglie ai presenti, i quali a loro volta hanno il dovere di consumarle. Sarà, ma io ho sempre saputo che se l'invitato si approfitta dell'ospitalità per portar via la roba, fa una vera meschinità. Appunto, l'invitato, ma a me non mi ha invitato nessuno. Quindi il disonesto non sono io, ma quello sciacallo che mi offre 6.800 lire per due turni di onorato lavoro, un battesimo e una cresima. Senza contare le spese generali che ho dovuto sostenere. Spese generali? Che siete la Montedison? Perché? Questo vestito me lo paghi tu? E queste onorificenze, le ho dovuto comprare io! Sì, vendendo la mia valigia. Vabbè, ma questi sono fatti di politica interna che non autorizzano le potenze straniere a strangolarmi con offerte ricattatorie. Insomma, Don Leonida, che dobbiamo fare? Vabbè, vada per le 6.800 lire. Come desiderate, siete voi il padrone. Allora io adesso vado al lavoro. Mi attende il matrimonio Rodegondi Ploner. Sarò di ritorno per le 11. Don Leonida, sono le 11. Ma il matrimonio era per le 10! Guardi me, mica l'ho impegnata io, la mia sveglia. Ignora il tempo e sarai sempre giovane, dice il filosofo. Beh, vuol dire che il destino non ha voluto che avessi impegni ulteriori in questa giornata fatidica. Donne! Vado a mettermi le scarpe!